L'eleganza e la cortesia sono i tratti più evidenti dei docenti che hanno accolto alunni e genitori nella prima giornata del 2011 di scuola a porte aperte all'Educandato San Benedetto di Montagnano. Come sempre, la proposta educativa dell'Educandato della città murata ha riscosso il consenso e l'interesse degli aspiranti alunni e dei loro genitori. L'Educandato è un comprensivo d'antan e in un unico edificio possiamo trovare scuole elementari, scuole medie e scuole superiori, come l'Istituto Tecnico Commerciale, l'Istituto delle Scienze Sociali, cioè l'ex Istituto Magistrale, e a questi istituti superiori storici si è aggiunto da una decina d'anni il Liceo Classico Europeo. La caratteristica che da sempre contraddistingue l'istituto e lo rende davvero unico è di essere anche un convitto, inizialmente femminile, ma in questi ultimi anni anche maschile, grazie alla disponibilità dell'Istituto Sacchieri. Educandato dà un servizio di convitto, quindi di residenzialità per maschi e femmine per l'intera settimana. Quindi si rivolge a quello che è un'utenza extraprovinciale, per non dire regionale. Dà poi un servizio di semiconvitto per coloro che credono sia opportuno, terminato il mattino, fermarsi, completare la preparazione nei compiti, ma anche partecipare ad attività quali le attività sportive, le attività teatrali, le attività musicali appunto, che sono in questo momento diciamo al centro della nostra attenzione. La crescente domanda di questo servizio da parte delle famiglie ci ha portato a considerare la necessità di reperire nuovi spazi. Da 2 anni funziona la gradevole sede che l'Istituto Pavoni ci ha messo a disposizione. Grande novità del prossimo anno scolastico è l'approvazione da parte della provincia di Padova anche del liceo musicale. Questo liceo chiuderebbe il cerchio della vocazione musicale di Montagnana, iniziata nel Novecento con i 2 grandi tenori Giovanni Martinelli e Aureliano Pertile, e che oggi continua nelle tante realtà musicali presenti nella città. Direi proprio che Montagnana tantissimo tempo è culla di queste esperienze musicali. Per quanto riguarda la scuola, ricordo che esiste anche una scuola secondaria di primo grado di indirizzo musicale, rispetto allora alla quale il nuovo liceo può rappresentare una valida risposta per la prosecuzione degli studi. Quest'anno ricorre il bicentenario, quindi la data, per così dire, di nascita, se vogliamo usare questo termine, si colloca nel 1811. E l'Istituto è impegnato moltissimo in questa importante celebrazione. Ecco, questo dà a me personalmente e a tutti i miei collaboratori e al Consiglio di Amministrazione la forza di poter intensificare e proseguire questa eccellente esperienza, ecco, che ha 200 anni di storia e di tradizione dietro le spalle. È proprio il liceo musicale la novità più succosa del prossimo anno scolastico. Studenti non solo del Padovano, ma da tutta la regione. Perché hai deciso di iscriverti alla scuola di musica, l'Accademia Musicale? Perché la musica è sempre stata una parte molto importante della mia vita e spero che con questa scuola di ampliare le mie conoscenze e di avere un futuro insomma in questo campo. Siamo venuti qua perché ne ho sentito parlare sicuramente molto bene anche da mie amiche che hanno portato qui i loro bambini. Ha un discorso anche che tengono i bambini al pomeriggio? È positivo sicuramente per chi lavora. Ci spiega con entusiasmo la novità del liceo musicale del prossimo anno scolastico la docente Valeria Giorio. Da quest'anno abbiamo la voglia anche di ottenere il liceo musicale, anche perché il toro ce l'ho che per chiedere. I nostri iscritti sono ben 200 ed è giusto dare anche un senso a quello che stanno facendo. Il liceo musicale darebbe veramente un vero e proprio traguardo per chi da quando ha 6 anni che inizia a studiare possa comunque arrivare a un buon studio del conservatorio. Sarebbe un completamento del percorso musicale. Sarebbe proprio un completamento del corso musicale, dell'indirizzo delle medie musicali, che sarebbero proprio la sua proseguo, e dell'indirizzo del conservatorio, che ormai è diventata università. Da pochi mesi si è scoperto che chi frequenterà comunque il conservatorio come università possa anche frequentare un altro tipo di università che fino adesso non poteva, cioè uno sceglieva solo il conservatorio e non un'altra università. Quindi sapere che la scelta di un liceo musicale possa dare comunque un'ampia scelta universitaria è ancora più prestigiosa, è ancora più allettante. È la scuola ideale penso per un insegnante, perché
perché tra l'altro abbiamo la possibilità di lavorare dai bambini delle elementari fino ai ragazzi delle superiori. Di conseguenza possiamo seguire tutto il percorso didattico di quei ragazzi che ovviamente hanno voglia di intraprendere un percorso duraturo nel tempo. Infine, diamo spazio anche a chi vuole intraprendere un corso di studi tradizionale. Mia figlia, che ha le idee chiare, abbastanza chiare, insomma, è stata affascinata dal fatto che ci sia una ulteriore lingua oltre l'inglese e poi che ci sia la certificazione alla fine di 5 anni in lingua tedesca. Mi sembra che questo liceo, se posso esprimere, sia una via di mezzo tra un classico, un scientifico perché ha il potenziamento anche della lingua e un linguistico perché ha anche la lingua in più rispetto a un liceo.